Benvenuti al programma La Panchina. Se ne sta nei parchi, nelle piazze e agli angoli delle strade. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo. C'è e basta. È la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare questa nostra rivoluzione, quella che noi chiamiamo rivoluzione, ed è quella per riprenderci lo spazio pubblico. È una battaglia che noi di Caffè News abbiamo lanciato a Napoli lo scorso 10 settembre, quando ci siamo incontrati, e ora abbiamo deciso di dedicare un piccolo programma TV che vi accompagnerà nei prossimi mesi. Quindi benvenuti a questa prima puntata del programma La Panchina con Martina e Tommaso, che siamo due studenti e giornalisti. Tommaso, vuoi spiegare un po' come funzionerà questo Sì, programma? il programma è molto semplice, appunto usiamo questo strumento avanzato che è Skype, che in questo caso per me non funziona, ma speriamo sia solo un guasto provvisorio, e appunto chiamiamo persone, ospiti che stanno facendo cose concrete per riprendersi lo spazio pubblico e scambiamo con loro quattro chiacchiere. Ovviamente potete scriverci, potete suggerirci qualche protagonista se volete suggerire qualche tema, e per qualsiasi cosa, per commenti, potete scriverci a redazione@caffenews.it e aspettiamo i vostri commenti. Va bene, allora possiamo cominciare e abbiamo deciso di dedicare questa prima puntata ed è una scelta di cui siamo anche molto felici perché parlare di spazio pubblico riconquistato in questo momento in Italia, la prima cosa che ci fa venire in mente è una realtà molto bella, che è quella del Teatro Valle di Roma. E siamo contenti di avere qui con noi Andrea Galatà, che è un attore e che conosce bene la realtà, insomma, ci può raccontare un po' meglio che cosa sta succedendo e cos'è questa situazione misteriosa e meravigliosa, un po' magica, che sta andando avanti da mesi. Sì, ciao. Beh, Ciao Andrea. misteriosa, fortunatamente, sì, mi senti? Sì, Sì, vai pure, ti Andrea. sentiamo. Ecco, misteriosa, fortunatamente, ormai non più tanto. Sono stato anche, essendo io catanese, durante le vacanze di Natale a Catania, dove è stato occupato il Teatro Coppola, che è uno spazio molto antico, e degli altri luoghi. E se i primi mesi estivi in cui si era occupato il Teatro Valle sembravamo un po' dei matti e forse c'era un clima davvero magico e misterioso, invece stavolta mi ha emozionato solo 5 mesi dopo il fatto che in tutta Italia, ovunque si comincia a parlare di beni comuni, abitualmente, ovunque si promuovono azioni per la riappropriazione di spazi. Questa cosa viene anche ben tollerata perché le istituzioni, anche se inizialmente cercano di resistere, poi purtroppo devono fare fronte alla loro incapacità pratica, perché il momento di crisi lo vivono anche loro. E quindi in realtà è in atto una rivoluzione un po' copernicana del concetto di proprietà, di bene pubblico, di bene privato. Infatti non dimentichiamo che il concetto di bene comune oggi quanto mai attuale, ancora non esiste negli ordinamenti giuridici europei. Ecco perché siamo particolarmente fieri dello statuto della fondazione del Teatro Valle Bene Comune, che sarebbe un documento che in qualche modo fa una forzatura Scusa Andrea, di giuridica cercando questo di introdurre questo. Dimmi. volevamo chiedertelo magari nella domanda successiva dello statuto. Intanto potresti spiegarci come mai l'occupazione è iniziata il 14 giugno? Cosa è successo anche proprio concretamente? Come ha Quel giorno tu funzionato? c'eri? No, io sono arrivato 2 giorni dopo. Il 14 giugno si veniva dai referendum sull'acqua. C'era stata tutta un'attività politica rispetto all'attività che riguardava il referendum, che in qualche modo si riferiva proprio al concetto di bene comune, cioè l'intuizione era stata quello che beni essenziali come l'acqua non solo non dovrebbero essere privatizzati, ma ci si è cominciati a interrogare se ci è sufficiente
che siano pubblici, quindi in mano a un governo che per esempio può quando vuole privatizzarli, perché questo significa bene pubblico. Allora, tra il bene privato e il bene pubblico è possibile immaginare un terzo genus? Ci sono dei beni che hanno bisogno di una tutela ulteriore? E questa è stata la riflessione a cui ci ha portato il referendum sull'acqua, che ha avuto un ottimo risultato e in qualche modo è stato propulsore poi dell'azione dell'occupazione del Teatro Valle. Infatti lo slogan era come l'acqua, come l'aria, adesso ci riprendiamo la cultura. È così, i primi giorni si gridava il proprio diritto di appropriazione di certi spazi e di necessità di tutela di alcuni beni. Anche al di fuori delle due categorie di proprietà che ci hanno insegnato. Ci siete ancora? Sì, siamo qui, siamo qui. Ascolta, pensavate, cioè, all'inizio quando sei arrivato dopo 2 giorni, in questa che voi, io ho visto, amate molto chiamare anche lotta, cioè una lotta concreta, una lotta anche quasi fisica, no, di occupazione di questo posto, ma pensavate che sarebbe andato avanti così tanto? Come, cioè, un'occupazione è difficilissima da tenere per più di un mese è già tanto. Qual è il segreto di questo progetto? Perché sta durando così tanto? Se chi era al di fuori e chi era al di dentro pensava che sarebbe stata un'occupazione simbolica di pochi giorni, si è pensato all'inizio, cioè era stata organizzata come un'occupazione simbolica di 3 giorni e anche quando si è andati oltre i 3 giorni comunque si aveva sempre la convinzione che sarebbe durata poco, magari un paio di settimane e devo dire che fino all'autunno, fino insomma a settembre c'era ogni tanto c'era il pericolo, la paura dello sgombero. Qual è il segreto di questa occupazione? Secondo me c'è un segreto contingente, cioè in qualche modo, senza che noi stessi potessimo preventivarlo più di tanto, ci siamo ritrovati, cioè il Teatro Valle occupato, si è ritrovato ad essere il simbolo di qualcosa di molto più grande, cioè è arrivato al momento giusto. In questa contingenza politica di crisi economica, di gestione della politica che non ci soddisfa più, che non ci piace più, cioè non ci soddisfaceva neanche prima, però adesso forse ce ne siamo accorti un po' di più. Soprattutto questi attacchi costanti alla cultura in particolare. Che non voglio elencare per non annoiarvi, però davvero siamo ai minimi storici come categoria di lavoratori dello spettacolo. Ecco, si era arrivati a un punto tale, a un passo dalla rottura, che in qualche modo entrare dentro il Teatro Valle ha significato dare il via a tutto quello che già covava. E Sì. quindi dall'indomani ci siamo trovati. Cioè, non ho difficoltà a dirlo, cioè la cosa ci è positivamente scappata di mano. E secondo te Eravamo il simbolo di qualcosa. Sì. quanto riuscirà a stare in piedi ancora e qual è l'intenzione? Allora, l'intenzione adesso è chiara. Noi ci siamo interrogati e continuiamo a interrogarci parecchie volte su quale sia il destino dell'occupazione. Chiaramente abbiamo fin da subito avuto dei progetti e chiaramente quando si fa la rivoluzione è anche normale che si aggiusti il tiro in corso d'opera, quindi che non può essere tutto perfettamente preordinato. Premesso Certo. questo, adesso c'è un obiettivo molto chiaro, che è quello dello statuto della Fondazione Teatro Valle Bene Comune. C'è uno statuto che ha. Ecco, Tommaso ti voleva chiedere, aveva qualche curiosità perché mi ha detto che la conosceva un po'. No, Tommaso, Sì, no, cosa volevi esatto, chiedere in questo particolare? statuto diciamo che è una delle anomalie positive del Valle, nel senso che intanto appunto volevo anche aggiungere che la vostra occupazione non è semplicemente un'occupazione di uno spazio, ma avete, possiamo dire, anche riportato un po' in vita il Teatro Valle, nel senso che non è una semplice occupazione, ma tutte le sere ci sono spettacoli, ci sono workshop, ci sono Sì, delle attività, non è semplicemente un. chiaramente essendo stata un'occupazione portata avanti prettamente da lavoratori dello spettacolo,
E devo dire, insomma, con un minimo di, cioè, portando un po' di acqua al nostro mulino, devo dire che ci sono degli ottimi colleghi, delle belle intelligenze, delle belle sensibilità, delle Qui avete persone avuto anche creative. Allora tantissimi, si è tantissimi cercato ospiti. comunque subito di fare un'azione un po' sui generis, in cui si partisse dal fatto che quello era un bene prezioso del Settecento, un patrimonio storico e quindi non un centro sociale. Eravamo la maggior parte artisti e quindi questa cura ci è venuta particolarmente spontanea. Poi a noi piace il termine occupare perché sì, il verbo occupare richiama la lotta, richiama un atto forte e forse violento, che però secondo noi a volte è necessario in alcuni momenti storici, però richiama anche il concetto di occuparsi, no? Quindi comunque è collegato alla cura, è collegato a un senso di azione. Quindi sì, siamo fieri di chiamarla occupazione, però abbiamo una percezione forse un po' diversa dalle occupazioni classiche Sì. delle Tra fabbriche degli anni l'altro avete 70. avuto anche tantissimi ospiti, tantissimi artisti molto, molto famosi, Dario Fo, Jovanotti, l'altra sera c'era Ascanio Celestini, insomma, ricevete il supporto anche del mondo dello spettacolo, diciamo, di quello mainstream, di quello più importante, quindi è una battaglia che viene condivisa anche da Sì, chi fa spettacolo. questo supporto è arrivato fin da subito e questo si ricollega a quello che dicevo prima, cioè al fatto che positivamente la cosa ci sia immediatamente scappata di mano. Cioè tutti erano con noi perché in qualche modo abbiamo fatto qualcosa. Mi ricordo che parlavamo con Ghezzi e Bifo del concetto di insurrezione, no? In particolare Bifo, che è stato tra gli ospiti, che più volte ci è venuto a trovare, il filosofo, diceva che insurrezione viene dal verbo insurgere, cioè avviene quando c'è un corpo che è già pronto, è già formato questo corpo nuovo, e semplicemente è bloccato da qualcosa. Quindi questo qualcosa che lo blocca non gli permette di ergersi in tutta la sua magnificenza. Però il corpo già c'è, è pronto. E quindi il momento della insurrezione, il momento della rivoluzione è semplicemente il momento in cui con un atto di forza si rompe questo guscio e viene fuori qualcosa che già esisteva, che già era pronto. Forse è successo questo, cioè il Teatro Valle occupato. L'occupazione del Teatro Valle, il bene comune, già esisteva, però c'era qualcosa che non ce lo faceva percepire. E il 14 giugno è improvvisamente sbocciato. Successo. E quindi scusa, per tornare un po' Questo non questo potevamo preventivare. e, Per tornare? sì, questa ultima domanda ti volevamo chiedere appunto di questo Sì. statuto, guardando anche molto semplicemente dal vostro sito internet, si legge che voi state elaborando questo statuto giuridico. E soprattutto la cosa più interessante è che questo statuto era emendabile e aperto ai contributi delle persone tramite internet, oltre che ovviamente immagino tramite le vostre Sì, assemblee, mi le piace vostre molto comitive. questa idea di e-democracy, che mi sembra molto coerente con il tipo di battaglia che portiamo avanti. Quindi sì, da mesi lo statuto è online, lo statuto è stato partorito dopo estenuanti assemblee, incontri, gruppi di studio tra noi. Abbiamo studiato degli altri statuti di altre fondazioni europee, ma soprattutto ci siamo avvalsi della collaborazione di guest star come Stefano Rodotà e Ugo Mattei. Ecco, ci puoi spiegare proprio in pillole come funzionerà questo statuto? Quali sono i punti di forza, diciamo? Perché una fondazione? Cosa? Allora, sì, cerco di essere sintetico perché il rischio di annoiare che poi fortunatamente lo statuto è online, anzi invito chiunque a leggerlo perché ne vale la pena. Anche perché e-democracy, lo vorrei un attimo spiegare, cioè significa dal punto di vista pratico che chiunque può andare sul sito e lasciare anche il suo contributo, il suo commento, la sua glossa, e poi noi di volta in volta riflettiamo su tutti i commenti che ci vengono lasciati, soprattutto su quelli ricorrenti, ed eventualmente apportiamo delle modifiche allo statuto. Quindi lo statuto viene scritto da tutti.
Quelli che sono i punti di novità che ci interessano di più dello statuto sono intanto il concetto una testa, un voto. Quindi all'interno della fondazione sarà previsto un numero di soci, sarà previsto un capitale sociale, quindi una partecipazione anche per quote economiche, ma vogliamo che non ci sia, così come avviene nelle società di capitali, un maggiore potere in assemblea per chi ha maggiore capitale, perché abbiamo paura che questo sistema porterebbe di fatto a una privatizzazione uguale a quelle che ci sono tuttora e che noi invece vorremmo proprio evitare, perché noi siamo entrati al teatro Valle perché stava per essere privatizzato. Certo. Questa è stata l'urgenza immediata. Poi un altro punto che ci interessa molto è la turnarietà delle direzioni artistiche, e quello lo stiamo già facendo adesso, quindi le chiamiamo permanenze artistiche e sono abbastanza brevi, di durata variabile, ma danno la possibilità di un continuo ricambio, di un continuo confronto e in qualche modo per noi questo vigila rispetto alla possibilità di creazione di lobby interne, di gruppi di potere che in qualche modo si arroccano alla poltrona e non la muovono più. Quindi prevediamo già dall'inizio una turnazione continua, sia per le direzioni artistiche che per il comitato esecutivo, cioè l'organo esecutivo della fondazione. L'organo invece che ha potere sovrano, come nei sistemi democratici, quindi in questo microcosmo democratico, sarà l'Assemblea, che è aperta a tutti, quindi chiunque può diventare socio, può scegliere se essere solo un socio sostenitore o se essere un socio comunardo che si occuperà anche attivamente del Teatro Valle collaborando, venendo alle assemblee, facendo tutto quello che gli altri soci comunali sentiranno il bisogno di fare per gestire il teatro. E si è scelta la forma della fondazione perché su consiglio soprattutto di Ugo Mattei abbiamo visto che è la forma giuridica più vicina a quello che volevamo costituire noi. Perché in realtà, come ho premesso all'inizio, il concetto di bene comune Non c'è. è molto teorizzato, ancora non esiste nei sistemi giuridici europei, e quindi noi con questo statuto volevamo e vogliamo in qualche modo istituirlo, e l'unico modo per farlo è prendere una forma societaria che già esiste, che è quella della fondazione, quella che si avvicina di più, e poi nella vocazione della fondazione stessa ci impegniamo a gestire il Teatro Valle come un bene comune. Questi mi sembrano i punti principali. Poi invito tutti a leggere lo statuto, che è molto bello, poi è molto partecipato e quindi secondo me vale la pena dare un'occhiata. C'è Perfetto, una allora. Perfetto, premessa che è molto emozionante. Quindi è piacevole leggerla. va bene. Allora, intanto ti ringraziamo e per chiudere abbiamo una richiesta velocissima. Allora, noi abbiamo un piccolo progettino che si chiama Fallo per me ed è il nostro modo per promuovere un'idea di responsabilità civica. E facciamo questo gioco con tutti gli ospiti, con chiunque incontriamo, a cui chiediamo di scrivere. E noi diciamo che vorremmo cercare di promuovere quest'idea per cui di chiedere al tuo vicino di fare una cosa per te, perché se tutti facciamo una cosa per il nostro vicino, questa cosa diventa grande, è un po' quello che state facendo voi. Quindi il messaggio, che cosa dice tu e il Teatro Valle, fallo per me, che cosa? So che non te l'abbiamo fatto preparare prima perché così è più bello. Sì, assolutamente, ma spontaneamente ieri è cominciata la campagna per il lancio della fondazione. Dobbiamo raggiungere la quota di 250.000 euro, quindi una quota importante per dare vita alla fondazione. E quindi Fallo per me valuta di diventare socio fondatore del Teatro Valle Occupato. Quindi vienici a trovare in questi giorni oppure collegati al sito, abbiamo anche pubblicato l'Iban e quindi insieme a noi, il noi ci piace molto al Teatro Valle, riprenditi quel teatro che è un patrimonio dell'umanità.
Perfetto, ti ringraziamo molto. Solo se vuoi ricordare il sito del Teatro Valle è Sì, www. facile, www.teatrovalleoccupato.it. Teatro Perfetto. Valle Occupato, ecco, quindi non solo Teatro Valle. Perfetto, Grazie Andrea, perfetto. noi invece ricordiamo ancora una volta la nostra email, redazione@caffenews.it. Aspettiamo i vostri commenti, i vostri suggerimenti e le vostre critiche. E niente, grazie ancora Andrea per questa bellissima intervista e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. In bocca al lupo. Grazie, A ciao. tutti e buon 12. Ciao Andrea. Anche a te.